Nino Cogliandro, ma non chiamatelo Arnold Schwarzenegger, a lui il microfono per commentare questa partita. Beh, una partita un po' difficile, soprattutto il primo tempo, vuoi per il vento, vuoi perché effettivamente Melide è sempre stato un campo caldo e la squadra che abbiamo incontrato sono state sempre aggressive, eccetera. E vuoi perché anche era la prima partita per noi, il buon Bevacqua e mister Lauteri hanno dovuto fare di necessità virtù con tanti giocatori, perché tu sai che facciamo il campionato di eccellenza e quelli che giocano la domenica giustamente il martedì riposano e mancano almeno 4-5 persone. Anche se tengo a sottolineare che in questa squadra hanno giocato ben 2003, facendo veramente la differenza soprattutto il secondo tempo. Questo la dice lunga sul lavoro che c'è a ritroso per fare questa squadra e di quello che potremmo fare in prossimo futuro. Mister Antonio Cormaci è soddisfatto del gioco, un po' meno del risultato. La partita comunque fino al calcio di rigore ci poteva finire anche in parità. O abbiamo visto un altro match? No, sapevamo della loro forza, però ci sono state tre ingenuità che poi purtroppo alla fine una partita giocata alla pari contro avversari più forti di noi, questo lo tengo a sottolineare, quindi è un risultato, la prestazione dei nostri non è stata eccezionale, ma è stata buona alla pari con gli avversari. Poi subito sotto di un gol ci siamo sbilanciati un pochettino, peccato perché loro in ogni nostra ripartenza commettevano fallo e l'arbitro gliel'ha permesso. Non voglio criticare l'atteggiamento dell'arbitro, però i nostri falli, c'è stato qualche fallo forse che poteva essere evitato da parte nostra, ma i loro falli erano sistematici, quindi ci spezzavano il ritmo del nostro gioco, ma questo fa parte della loro esperienza, quindi onore a loro che non ci hanno fatto mai ripartire bene, perché se riuscivamo a ripartire ci bloccavano subito l'azione sul nascere, quindi questo è stato, diciamo, il motivo per il quale poi alla fine abbiamo perso, anche se abbiamo fatto un'ingenuità sul primo gol, sul secondo e sul terzo, quindi abbiamo perso tutti. Avete affrontato una squadra di eccellenza. Sì, ma questo non è una, lo sapevamo e sappiamo pure che siamo l'unica squadra forse in prima categoria che si permette il lusso di fare l'under 18 e lo facciamo per far crescere i nostri giocatori. Non dobbiamo vincere nessun campionato, dobbiamo far crescere i nostri giocatori e preparare più giocatori possibili alla prima squadra, e questo è il nostro intento e questo è il nostro obiettivo, quindi che uno si possa vantare di aver vinto una partita 3-0, il risultato secondo me è più largo di quello visto sul campo, e lo ripeto, è molto più largo di quello visto sul campo, quindi poi a chi fa calcio sul corso in giro magari queste partite rimangono nella mente, a me mi rimane invece la nostra prestazione e tutto quello che di sbagliato abbiamo fatto che dobbiamo correggere, quindi non abbiamo perso niente, solo la prima di campionato, quindi testa bassa e pensare già alla seconda e cercare di migliorare gli errori che abbiamo commesso. Intanto sabato bussa alle porte il 5 Frondi. Sì, è un'altra partita difficile della prima squadra. Noi nelle prime tre partite 9 punti in tre partite, come sapete abbiamo fatto 3 vittorie, quindi è sempre più difficile tenere la concentrazione, è sempre difficile, ovviamente gli altri ti affrontano al 100% perché giustamente tutti vogliono vincere contro la capolista e le difficoltà sono queste, quindi dobbiamo essere attenti, concentrati e prepararci partita per partita come abbiamo fatto finora. Aver vinto 3 partite o no cambia poco, perché ora la partita che dobbiamo affrontare è questa, e questa è quella che dobbiamo giocare. Una grande squadra, ma addirittura possono entrare nuovi elementi in questa squadra che è già forte e già grande. Sì, oggi per esempio voglio fare complimenti pubblicamente a un giocatore, non lo faccio mai, ho adattato Serraino, terzino destro, secondo me è stato il migliore in campo, è stato uno dei pochi giocatori di tutti e 22 in campo dall'inizio che ha pensato solo a giocare, e questo è quello che dico durante la settimana a tutti i giocatori, prima squadra, under 18, allievi,
pensate, avete 90 minuti per giocare e dare tutto, non serve a niente parlare, il problema è che lui non l'ha fatto e secondo me è stato il migliore in campo, e faccio davvero i complimenti a Federico Serraino perché ha disputato una grande partita. Salutato anche dagli ultras e dai contras. Sì, ora è chiaro che un po' di amarezza per aver perso 3-0 ci può stare, però... Gli ultimi due gol non fanno testo. No, fanno testo perché sono state segnate, ma sono stati anche il primo, c'è stata una grossa nostra ingenuità. Il discorso nostro è che dobbiamo lavorare sui difetti e correggerli, quindi la prima partita secondo me conta sempre poco perché o si perde o si vince, c'è sempre ancora da lavorare, quindi sotto pensiamo alla prossima. E viviamo partita per partita tutto quello che dobbiamo fare.